sindaco, una buona notizia per Villa Berceto. Sì, dopo la venuta dell'assessore il 13 luglio e l'intitolazione a Galan, che è un martire del narcotraffico della Colombia, abbiamo ottenuto dei finanziamenti sulla legge specifica di sostegno ai beni confiscati alla mafia, e ancora una volta Berceto, attraverso un suo progetto, proprio perché è un progetto unico e particolarmente di valorizzazione di questo bene per poterlo far utilizzare a gran parte della comunità, ha ottenuto un altro finanziamento. Quanto ammonta? Ammonta più di 140.000 euro, sono il 70%, abbiamo ottenuto qualcosa anche sulle spese correnti, quindi organizzeremo la scuola di politica all'interno della villa e metteremo un altro 30% che deriverà dalla vendita all'Acer, quindi di una parte della caserma dei carabinieri, caserma che verrà ristrutturata e affittata a Equocanone. Ecco, nello specifico come verranno utilizzati i denari che sono stati stanziati? In questi anni abbiamo visto e abbiamo colto le tante richieste di acquaterapia per le persone prevalentemente anziane o che hanno avuto dei problemi di salute. Siccome ci sono delle persone che sanno insegnare, sanno fare questo tipo di massaggi in acqua, abbiamo deciso di ampliare la zona piscina con una vasca professionale che serve appunto per le persone prevalentemente anziane o che hanno dei problemi e che quindi si avvantaggeranno di queste cure, che sono cure particolarmente adatte, particolarmente utili. Tutto questo per ampliare la fruizione di Villa Berceto anche alle persone più anziane che oggi lo frequentano, nel momento in cui i monaci buddisti fanno i massaggi shiatsu, che come sapete attraverso una convenzione del comune alle persone sopra i 65 anni i massaggi sono gratuiti.